Si è appena concluso a Bova Marina il seminario di approfondimento Insieme per la Pace, per una nuova convivenza euromediterranea, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Tele Bova Marina e col supporto dell'associazione Quo Vadis. Un evento nato con l'obiettivo di accendere l'attenzione sul dialogo e sulla pace in Medio Oriente, alla vigilia della 21ª marcia Perugia-Assisi, promossa dalla Tavola della Pace, che si terrà domani 19 ottobre. Il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Grupi, ha presentato l'iniziativa. Ha ragione Papa Francesco, siamo di fronte a una terza guerra mondiale che si combatte a pezzi, ha affermato Luciano Neri, presidente del Centro Relazioni Internazionali. L'Italia è al centro di questo conflitto, perché è il primo paese che accoglie chi fugge dalla guerra. Oggi più che mai è importante rilanciare il protocollo di Barcellona, siglato nel 2005 da vari popoli del Mediterraneo, tra cui Israele e l'autorità palestinese, allo scopo di creare un partenariato euromediterraneo. Ali Rashid, intellettuale palestinese, già collaboratore di Arafat e parlamentare nel secondo governo Prodi, ha raccontato 100 anni di storia del popolo palestinese. Oggi la Palestina possiede il 17% del proprio territorio storico e 2/3 dei palestinesi sono stati cacciati dai propri villaggi e vivono ancora nei campi profughi, dove è nata già la terza generazione di rifugiati. Il mancato rispetto degli accordi di Oslo ha provocato la progressiva riduzione dei diritti del popolo palestinese, ha affermato Rashid. L'unica strada praticabile è dunque la pace. Posizione condivisa dai relatori e da Don Tonio Dell'Olio, responsabile del settore internazionale di Libera, intervenuto al seminario in teleconferenza. Uri Avneri, giornalista e pacifista israeliano, fondatore di Gush Shalom, principale gruppo pacifista in Israele, ha invece inviato una lettera a sostegno dell'iniziativa. Non abbiamo un tempo infinito, dobbiamo agire subito, insieme. Se noi israeliani non faremo la pace con le forze laiche e democratiche palestinesi, saremo costretti a confrontarci con le forze dell'islamismo arabo. Molto vivace e ricco di proposte il dibattito conclusivo, al quale sono intervenuti, fra gli altri, Salvatore Mafrici, sindaco di Condofuri, e Said Al-Sayyad, nato a Gerusalemme, primario del reparto di radioterapia oncologica degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, che ha affermato: Hamas non rappresenta i palestinesi, al contrario ci ha portato il muro. Ci sarà la speranza di uno Stato palestinese quando il popolo palestinese avrà la propria identità. In chiusura, il sindaco Grupi ha accettato la proposta di far partire da un piccolo luogo come Bova Marina un grande progetto di dialogo di pace euromediterraneo, dopo il conflitto di Gaza e alla vigilia della 21ª edizione della marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità tra i popoli.